queste sono le Evo Ride 3 di ASICS lanciate in sordina qualche mese fa e secondo me rappresentano le migliori scarpe per correre tutte le distanze per tutti coloro i quali pesassero meno di 70 kg. Ma se pesaste più di 70 kg non perdetevi comunque la recensione, perché secondo me questa scarpa potrebbe rappresentare un valore aggiunto anche per tutti coloro i quali pesassero intorno agli 80 kg, soprattutto per correre velocemente. Le abbiamo prese grazie ai coffee qui sul canale, oggi è la giornata dei coffee, ma queste sono le 10 ragioni per acquistarle e le 2 ragioni per non farlo, seguiteci fino in fondo. La prima ragione per acquistarla è la costruzione della scarpa stessa. Credo che intanto la cosa che mi è piaciuta di più è la scarpa in sé. L'ho usata un pochino e mi è piaciuto un sacco. Conta che la vendono per scarpa veloce, una 2, per me è perfetta anche come una 3, diciamo che è una 3 leggera, una scarpa all around, ecco, quindi diciamo che le scarpe all around così ben fatte, morbide, reattive, sono sempre ben accette tra le mie preferite. La scarpa nella versione 3 US 9 pesa solamente 210 grammi, ha un drop 5, drop statico, 26 mm nel tallone, 21 mm nell'avampiede, ma ovviamente ASICS esclude il battistrada, la soletta e il montaggio, o se preferite gli altri li includono, e di conseguenza la scarpa potrebbe essere, rispetto agli altri competitors, 5 mm più alta. Poi è chiaro che l'intersuola in flight foam ha il giusto compromesso di tutto per il podista amatore, evoluto o aspirante tale. Se devo andare a parlare di qualcosa che mi è subito piaciuto è stata l'intersuola. L'ho trovata comunque molto leggera, perché comunque la scarpa è leggerissima, e molto morbida, quindi molto morbida ma non troppo, quindi tanta comodità ma molta reattività, quindi direi un ottimo compromesso. Inoltre la Tomà in jacquard mesh è qualcosa di unico e chiaramente, nonostante sia tra virgolette old school, rende il piede davvero coccolato e lo spazio nell'avampiede molto importante. Una buona tomaia classica, una buona imbottitura nel tallone e questa, come si chiama, la linguetta qua davanti che è racing, non dà fastidio, ti accoglie bene il piede e ti fa capire che è l'ora che puoi spingere. La quarta ragione è chiaramente ovvia, non serve leggere un libro di 500 pagine per capirlo, ma la scarpa è molto comoda e una volta indossata resta comunque una pantofola. Sono comode, sono abbondanti, infatti io, questo qua il numero di massi è un 9 americano, io prenderei mezzo numero in meno, però sono da provare. Comunque essendo una scarpa abbastanza larga e abbastanza spaziosa, devo dire che si riesce a prendere anche il mezzo numero più piccolo. Se ti devo dire, mi piacciono i colori, perché è una scarpa molto, anche se è mezza nera, è una scarpa molto elegante e molto Zara insieme. Secondo me la quinta ragione fondamentale rispetto alle Nova Blast 3, questa scarpa è molto molto, forse 10 volte, più stabile e sicuramente nei giorni in cui vorreste correre dei lenti rigeneranti, credo che questa scarpa vi consentirà di farlo in maniera molto efficace. La stabilità secondo me è super. Proprio per quel motivo lì, la mescola che comunque è morbida e confortevole, ma è anche quel duretto che ti dicevo che la rende abbastanza stabile. Quindi devo dire che è proprio un insieme di due cose che la rendono un'intersuola super. Poi una scarpa super flessibile che fa lavorare il piede. Ma in quanto te l'ho detto, quell'intersuola un po' così è una scarpa che si fa portare, cioè nel senso, guarda, faccio un po' di fatica, però comunque si piega tutta, quindi è, ripeto, questa scelta di questa intersuola così è perfetta proprio per tutto, la rende, di solito dici un po', invece qua è ottimo sia per uno che per l'altro, quindi stabilità, reattività, comfort e compagnia bella sono tutti al top grazie a questa intersuola. Diciamo che era un po' quello che doveva essere il boost ai tempi di Adidas, secondo me qua lo incarna davvero al top. Inoltre ho apprezzato il fatto che siano davvero scarpe polivalenti che possono andare bene a tutti i ritmi e soprattutto, nonostante siano molto leggere, possono permettervi di correre anche i lenti.
Guarda, secondo me la scarpa per me come scarpa all around, per te come una scarpa all around, quindi se ho voglia di fare un lento ed è il giorno che sto una crema, esco e me le metto su e magari mi esce un lento 10-15 secondi più forte perché ho voglia di correre. È una scarpa per fare qualche lavoretto tipo i fartlek su strada meglio, o delle ripetute lunghe per dire, o dei lunghi maratona per noi, o delle scarpe per lavori dal medio alle ripetute veloci per atleti un pochino più lenti, quindi atleti che vanno sopra i 3,30 secondo me diventano scarpe perfette per fare i lavori in pista o i medi. Ho amato anche il fatto che queste scarpe siano vendute a un prezzo davvero eccezionale, secondo me il miglior rapporto qualità-prezzo per tutti coloro i quali pesassero meno di 70 kg come ho già detto all'inizio, e di conseguenza ve le raccomando. Questo qua è il discorso di prezzo che faccio sempre io, ma oggi l'hai fatto te. Se l'hai fatto te vuol dire che è super vero, perché in effetti una scarpa all around così, io per dire, se dovessi ne comprerei tre e me le terrei in casa, una per fare lento, una per fare i lavori e una per il misto, per dire. Perché credo che sia una scarpa super ben riuscita. Se la Nova Blast è comunque una scarpa veloce, bella morbida, ammortizzata, questa ha molta più stabilità secondo me e non lo so, un piacere, mi ha fatto venire voglia di correre, per dire, prima eravamo scassati male, abbiamo fatto qualche allungo e devo dire che, cioè, quando una scarpa ti piace che non hai voglia di correre e sei stanco, devo dire che è il top. Senza dimenticare che la durata di questa scarpa secondo me è davvero il top, al punto tale che continuo a utilizzare ancora ogni tanto il primo modello e l'ho pure portata a Malaga, dove ho corso i 5 km ma anche un lento lungo da solo sulla spiaggia del lungomare della città stessa, e ho davvero apprezzato la vista di quel posto. Una scarpa anche lei secondo me 700-800 km si ritiene. Fai conto che se peso 80 kg arriverò a 600 km, comunque te l'ho detto, è una buonissima, ottima mescola, è ovvio che se peso abbastanza si schiaccia anche molto velocemente. Non metto in classifica il fatto che la scarpa abbia un elemento riflettente che invece non è presente purtroppo nelle ASICS Nova Blast 3, ma invece secondo me è stata pensata a livello di battistrada in maniera molto efficace dagli ingegneri giapponesi, al punto tale che questa scarpa resta comunque molto agile, cosa che però potrebbe essere vista in maniera negativa, al punto tale che mi è dispiaciuto, questo è il primo elemento negativo, che non sia stato introdotto il modello TR che invece è stato fatto per le altre scarpe più importanti, più famose del marchio ASICS, ve ne parlerò nei prossimi giorni. Purtroppo il grip è discreto ma non ottimo, e nel caso in cui doveste correre nella pista bianca ovviamente vi suggerisco di passare alla Nova Blast TR. Il secondo punto a suo sfavore è il fatto che questa scarpa potrebbe solamente andar bene ed essere davvero eccezionale per tutti coloro i quali pesassero 70 kg o di meno. ASICS la sconsiglia per tutti coloro i quali pesassero 80 kg o di più, e invece probabilmente potrebbe essere meglio utilizzare o una Nova Blast o una Nimbus 24. Chiaramente è una caratteristica della scarpa stessa, comunque ho chiesto ad Andrea quali sono secondo lui le scarpe che dovremmo recensire nei prossimi giorni. Mi fai sempre queste domande, ma alla fine chi ha allacciato i rapporti con tutte le aziende sei te, quindi la sai te questa risposta. Credo e spero presto, sto pensando cosa ci potrebbe essere da provare. Le Magic Speed 2 sicuramente. Bravo, stavo pensando proprio a loro adesso in testa e sì, devo dire che allora aspettiamo a breve, credo che forse ho già visto che stanno uscendo da qualche parte, quindi a breve. In conclusione raccomando a tutti coloro i quali fossero dei podisti amatori evoluti di comprarsi questa scarpa, soprattutto se pesate meno di 70 kg, andate anche a bervi un coffee, io nei prossimi giorni cercherò di fare ulteriori recensioni in casa ASICS, voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima e come al solito vado a dar da mangiare al coniglio, ciao, alla prossima!